Ciao a tutti, benvenuti al mio canale di catalodelismo dinamico. Io sono Isam e questa è la seconda parte della recensione sull'Alpha Strike. Se non hai visto i video tutorial, sul Sparro 2 che abbiamo messo dentro come stabilizzatore, ecco ti consiglio di andare a vederlo che è molto interessante ed è a basso costo. Ovviamente come al solito ti lascio tutti i link assieme ai coupon sconto nella descrizione del video, e manuale di istruzioni e tanti consigli utili, quindi assicurati di controllarli prima dell'acquisto e configurazione di questo aereo o il flight controller. E come vedi ho messo qua l'air unit della DJI, purtroppo non ho potuto metterla all'interno perché... Il cavetto tra telecamera e eh, Air Unit è molto corto, quindi eh, ho comprato un altro che ti lascio nella descrizione del video, eventualmente se vuoi metterlo da 20 centimetri. Nonostante questo, non sono riuscito ad arrivare fino eh, a una posizione dove riesco a raffreddare l'Air Unit abbastanza. Vedi che è molto lontano. Quindi avrei dovuto magari metterlo qua, ma non c'è. Un cavo più lungo di 20 cm ho chiesto se ci fosse ma in realtà non lo fanno perché altrimenti la tensione scende tantissimo e la telecamera non funziona bene. L'ho incollato direttamente con eh, un biadesivo, speriamo che tenga. Sembra che tenga, ma vediamo poi col riscaldamento l'aria se tiene o eh, volerà via. In ogni caso, per l'emergenza, abbiamo anche il ritorno a casa del flight controller. Non ti nascondo che questo è il secondo take perché il primo avevamo avuto difficoltà, eh, specialmente con le superfici di controllo che sono molto sensibili vanno eh, tarate, eh, programmate sulla radio molto bene, eh, altrimenti diventa molto difficile da controllare. Sicuramente non è un aereo per principianti, anche eh, per esperti, devo dire che oltre ad andare molto molto veloce, non è un aereo eh, molto divertente, però ha l'aspetto molto molto bello, eh, anche volare raso terra è difficile perché eh, abbiamo i dihydro con questa velocità, con eh, una leggera folata di vento, e devi, eh, diciamo, ricontrollare o riaggiustare la sua posizione. Ovviamente, sto parlando del manuale, perché è instabilizzata è molto, molto stabile, non ha assolutamente nessun problema. Ma qual è il divertimento a volare instabilizzata se non per decollare magari e atterrare correttamente a vista eh, con questa velocità, perché davvero. Molto difficile, bene. Adesso riproviamo un'altra volta. Lo lanciamo con la batteria da 2200 mAh eh, da eh, 4 celle. Ovviamente eh, si può mettere una batteria, anzi, consiglio di mettere una batteria più grossa. Ma dovrai bilanciare con qualcosa di più pesante dietro per riuscire a bilanciare l'aereo. Perché? Perché il motore ciuccia tantissimo. Se vuoi andare molto veloce, e questo è il divertimento di questo aereo. Serve una batteria più grossa, tra l'altro. Con lo sparro 2, il decollo automatico non funziona perché eh, questo aereo ha bisogno di tanta potenza in partenza per uscire a decollare, e lo sparro 2 non ha la possibilità di controllare o impostare la velocità iniziale eh, del, dell'elica. Ok, un'ultima prova di decollo automatico, cercherò di lanciare piano. mentre se vuoi mettere per esempio un flight controller con iNav hai la possibilità di impostare questo e potresti avere anche il decollo automatico, ma adesso ti faccio vedere una volta impostato tutto correttamente con l'aereo decollare instabilizzata è una cavolata, poi dopodiché una volta decollato puoi switchare in ritorno a casa sistemarti far tutte le cose che devi fare mettere gli occhiali e poi continuare a volare per il lancio basta dare gas a 70% lancia anche piano e tutto va liscio ok modalità ritorno a casa e Adesso sta circolando praticamente attorno a me, mi dà il tempo per mettere gli occhiali. Tra l'altro, eh, una cosa molto interessante è che, e che non so neanche come, fu come funziona perché eh, riesce a farlo è che eh, avvia la registrazione con gli occhiali DJI in automatico, quando invece atterri eh, spegne la registrazione, che è una cosa davvero impressionante, sicuramente. Bisognerebbe rilivellare il flight controller e alzare un pochino il muso durante il livellamento. Ok, adesso siamo in modalità manuale e come vedi in questo momento sono a 70 km all'ora e in realtà il gas ce l'ho eh, al 10%, quindi eh, <ride> è davvero molto molto veloce. Non ti accorgi neanche sinceramente della sua velocità in fpv 74 km all'ora è molto stabile va benissimo però vedi che un pochino di vento e devo aggiustare eh, devo aggiustare perché sono in modalità manuale ovviamente non riesce a tenere praticamente l'orizzonte è probabile che questa cosa sia perché ho installato il il sistema di trasmissione della DJI fuori dall'aereo quindi non è proprio aerodinamico come deve essere, è probabile che sia questo quindi non lo escludo. Proviamo a fare qualche passaggio veloce in FPV rasoterra. Velocità massima. è perfetto eh. grazie massima velocità rasoterra velocissimo devo continuare a correggere non so se si vede alla telecamera ma è davvero molto difficile da pilotare nonostante che abbia impostato le superfici di controllo proviamo a fare un power loop che non ti nascondo che l'ho già provato e non funziona. Vedi che si ribalta praticamente. Riprovo un'altra volta, vedi che si ribalta in automatico. Questo a causa del daidro o probabilmente anche del sistema della DJI. D'altra parte, fare i roll è davvero molto facile anche a bassa quota puoi farle tranquillamente molto eh, facilmente ma scusa cioè, però senza power loop che divertimento è In questo momento siamo a 15 volt e quasi 5 minuti di volo eh, dalla batteria così hai un'idea, però ripeto non è facile, non è facile arrivare a divertirsi così in fretta senza distruggerlo. D'altra parte i pezzi di ricambio di questo aereo sono molto disponibili e eh, non costano tantissimo, oltre al fatto che puoi incollarlo con la colla caldo molto facilmente infatti questo aereo è incollato parecchio in questo momento sono a 14,4 volt atterrare in modalità stabilizzata è molto facile facciamo un passaggio di prossimo ok siamo molto lenti solo per provare una cosa molto molto buona di questo aereo è che eventualmente se rallenti tantissimo e eh, non ti trovi puoi riprendere molto in fretta quindi non ti devi assolutamente preoccupare anche se stalli un pochino eh, riprendi facilmente spengo il motore no non sono nel punto giusto. Vedi che è molto molto facile questo l'atterraggio in modalità stabilizzata con lo sparro e ovviamente impostando correttamente i raid sulla radio. Ok, sono a quasi quasi a motore spento. Ok. Per quanto riguarda le impostazioni nella schermata inputs consiglio vivamente di utilizzare due profili, un profilo quando stai utilizzando la modalità stabilizzata che come vedi in questo momento non è attiva ma attiva la modalità manuale e abbiamo le superfici di controllo con un dual rate al 75% meno di così diventa davvero difficile controllarlo eh, invece l'expo al 70% anche questo è esagerato e ripeto non riesce a controllarlo con eh, un eh, expo e, o un dual rate meno di questo per quanto riguarda invece la modalità stabilizzata e questa è una cosa importante deve essere al 100% eh, vedi che qua non c'è nulla infatti al 100% il dual rate Invece l'Expo è al 75% ed è importante separare le due modalità, altrimenti se metti la modalità stabilizzata col 75% di dual rate non riesci ad avere abbastanza inclinazione o velocità di inclinazione che ti serve per fare una virata stretta e se non ricordo male avevo già fatto un video eh, su questa cosa ma se vuoi un video specifico per questo aereo fammi sapere nella descrizione del video se siete in tanti faccio un video specifico per farti vedere come si attiva il dual rate e expo diversamente tramite uno switch tra l'altro nonostante che l'aereo in questo momento è bilanciatissimo con quello che raccomandano che è il baricentro qua come vedi e in questo momento sono in modalità manuale ma nonostante questo vedi che ho aumentato un pochino l'elevatore e questo perché questo aereo tende molto a spingere in giù eh, se non fai questa cosa perciò alzalo un pochino non so se riesce a vedere i gradi che ci sono qua ed è una cosa importante per evitare di eh, arrivare ai limiti dei trim in modalità manuale to home. ero in manuale <ride> ok proviamo a mandarlo al massimo di velocità siamo a 75 sto salendo ok sto scendendo siamo a 145 168 171 km all'ora eccomi arrivo 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 ok facciamo un altro atterraggio motore quasi al minimo <ride> e devo dire che sicuramente arriverebbe anche a 200-220 km/h eh, con una batteria diversa da quella che ho utilizzato io. La mia è una quattrocelle 2200 mAh, va benissimo per volare eh, in velocità anche a 150-130, che la sua velocità di crociera, come hai visto, è di circa 112 km/h, vola tranquillo e eh, ovviamente in FPV lo vedi che vola tranquillo, ma eh, se lo vuoi far volare a vista è molto veloce, hai bisogno di un campo molto eh, grosso come questo, altrimenti ecco, potresti andare in un albero, cadere da una parte dove eh, non, puoi, non puoi recuperarlo, naturalmente hai sempre il salvataggio del ritorno a casa automatico che funziona benissimo, ma se vuoi risparmiare, perché questo aereo non costa tantissimo, vuoi metterci dentro... Uh, il flight controller Sparro 2, come vedi, il lancio direttamente con uh, la modalità stabilizzata è molto facile, basta mettere il gas al 70 75%, lanciare con calma per non farlo ruotare, lanci livellato e lui parte da solo tranquillamente, potresti poi dare gas per prendere velocità e recuperare eventualmente eh, se sei basso per quanto riguarda la gestione del guadagno, la rotellina l'ho messa a ore 50 minuti. Ovviamente da qui con la telecamera non riesci a vedere come è posizionata, ma eh, ti lascio una fotografia eh, nella descrizione del video anche su un volo con il per vedere come impostare la rotellina per una stabilizzazione perfetta, senza sfarfallio ma è molto stabile anche. Un altro consiglio molto utile che ti do per quanto riguarda il livellamento dell'accelerometro del flight controller è di mettere l'aereo inclinato a 10 gradi, quindi mettendo qualcosa sotto il muso, alzandolo un pochino e poi lo livelli e eh, se non sai quanti sono 10 gradi basta guardare negli occhiali per fpv e vedi i gradi lo alzi 10 12 gradi così non hai bisogno di utilizzare i trim nella modalità stabilizzata e se lo metti a 0 1 gradi o 2 gradi ecco eh, arriverai al massimo di trim in giù per Cabrare un pochino l'aereo, altrimenti picchia e, come è successo a me, raggiungeresti molto in fretta il limite del trim e dovrai tenere sempre lo stick dell'elevatore in questa posizione durante il volo instabilizzata. Tutti i voli che ho fatto con questo aereo sono arrivato eh, con la batteria a meno di 3 volt ovviamente quando sono atterrato la batteria ha recuperato arrivando a 3 2 3, 5. Questo vuol dire che la capacità di questa batteria è poca rispetto al consumo di questo motore, di quest'ESC. Infatti eh, dura pochissimo il volo se spingi tanto e non solo una batteria eh, da 2200 mAh, per quanto sia di qualità, non ha abbastanza C di scarica per alimentare questo potentissimo motore che è molto ingordo di energia. Quindi il mio consiglio se vuoi utilizzare una batteria che dura di più e sfruttare al massimo questo, eh, questo aereo, ti consiglio di eh, prendere una batteria da 3.500 o 4.000 eh, mAh. D'altra parte eh, si sbilancia di sicuro l'aereo e dovrai mettere dei pesi qui dietro. Tirando le somme, sì, questo aereo è molto divertente, ma per esperti o livello intermedio sicuramente non lo, non lo consiglierei per livello eh, base, anche con il flight controller, piuttosto con, ti consiglio eh, lo ZOD Dart XL che è fantastico pesa di più ma vola molto meglio molto più preciso può volare un po più lentamente e anche veloce ti lascio il link ai video recensioni nella descrizione del video se non l'hai ancora visto anche perché la gestione FPV è migliore rispetto a questo aereo nonostante che abbiamo tutto questo spazio ma se vuoi mettere eh, un sistema di trasmissione digitale della DJI e vedi che è necessario mettere la trasmittente video in questa posizione il che va bene anche si può legare anche con una fascetta eventualmente per sicurezza d'altra parte la telecamera è la prima che salta appena atterri anche con un atterraggio normale non un atterraggio violento infatti il muso dello Zodart dart xl protegge molto meglio la telecamera naturalmente potresti utilizzare un sistema di trasmissione analogico che ti costa molto di meno rispetto a quello digitale ma se vuoi utilizzare eh, lo sparro 2 Eco, purtroppo non avrai lo sd sullo schermo bene come al solito se hai deciso di intraprendere questa avventura con aereo troverai tutte le informazioni nella descrizione del video se hai delle domande lasciale giù nello spazio commenti nel frattempo ti saluto e mi raccomando buon divertimento <ride>